tutti e benvenuti in questo nuovissimo vlog. Stiamo uscendo dalla metro di Hong Kong, siamo a Hong Kong per l'intera giornata di oggi. Ovviamente abbiamo dovuto fare le procedure di emigrazione dalla Cina e immigrazione a Hong Kong, perché Hong Kong, per quanto politicamente sia considerato Cina, non è mainland, ha un governo suo, ha le leggi sue, e quindi alla fine, cioè, come se fossi in un altro paese, anche se in teoria è Cina. Una delle tante importanti differenze, ad esempio, è che qua internet è sbloccato, cioè non sono bloccati Google, Facebook, WhatsApp, Wikipedia. Qua non abbiamo problemi di internet. Siamo usciti sulla città, però ci mancano zuccheri e caffeina, quindi andiamo a cercare un posto dove far colazione. No, comunque vedrete che figata la città di Hong Kong. La chiamano la Las Vegas dell'Asia. Corriamo e siamo fuori. Benvenuti a Hong Kong. Ragazzi, vedete che siamo fuori dalla Cina? Mastercard, Visa, Android Pay. Oh, finalmente si può pagare con mezzi civili. Colazione dei campioni. Muffinone alle noci e banana. Un qualcosa che deve essere tipo un milkshake alla fragola. E un latte, una specie di cappuccino tipo al caramello salato. Colazione fatta, siamo belli pieni. Ci sono tutti ovviamente che come al solito mi stanno guardando malissimo, perché vloggo in mezzo alla strada. Ma è troppo pittoresco, sono troppo pittoresche questa strada di Hong Kong, è bellissima. Comunque adesso l'itinerario prevede uno Xiaomi Store, perché ce l'abbiamo qua lungo la strada. Ce l'abbiamo qui tipo a 10 metri di distanza. Poi proseguiamo verso lo Star Ferry, il traghetto che dal 1880 tipo porta i pendolari, i lavoratori attraverso la baia di Hong Kong. Deve essere piuttosto carino e pittoresco. Una volta sull'altra sponda della baia di Hong Kong, c'è da salire in cima alla montagna, perché c'è Victoria Peak, che è tipo la montagna qua di Hong Kong. E niente, poi c'è tipo anche un tempio buddista da quella parte del coso. Vi ho spoilerato tutta la giornata. È un po' più grande di quello di ieri, ma di sicuro più piccolo di quello di Shenzhen, che vedremo domani. Questo però non c'è l'altro giorno. Berrettino Xiaomi con il logo Xiaomi, tac, 6 euro. Uno spazzolino Xiaomi per 1,50 euro non potevo non prenderlo. Raga, usciti dallo Xiaomi Store, ci siamo messi a camminare per cercare di arrivare o al porto o a una metro che ci portasse al porto, ma mi sa che abbiamo camminato troppo. Ci siamo finiti a Milano. Quindi adesso stiamo scendendo nella metro di Hong Kong o nella metro di Milano. Ok, questo ci risparmia tipo 35 minuti a piedi. Tan tan, due fermate e siamo sulla riva. In modo che possiamo prendere poi il traghetto e farci i 10 minuti di traghetto sulla baia di Hong Kong. Ma che belli, che colorati. Vai. Via, via, fatemi uscire. Fatemi uscire. È tutto così controintuitivo in una città in cui si guida al contrario. Cioè, i sensi di marcia. Comunque, il berrettino Xiaomi ha troppo stile. Guarda che tattico. Accompagnato alla maglietta, tec. Eccolo, raga. Quello lì in fondo, quella montagna che vedete lì all'orizzonte, è il Victoria Peak, la montagna di Hong Kong. O la corrente elettrica è tipo gratis qua, oppure la gente ha tanti soldi da spendere in aria condizionata. Fatto sta che i negozi spesso non hanno la vetrina, hanno una parete completamente mancante, che è quella lungo la strada, insomma, per darti la possibilità di entrare come cliente, di vedere la merce, cose varie, e tengono l'aria condizionata tipo a 15 gradi. E quindi tu cammini sul marciapiede anche un po' distante, insomma, non per forza attaccato ai negozi. Ogni tanto ti arrivano di quelle ventate da Polo Nord che tipo ti si bloccano le costole, ti si blocca lo sterno. Che senso ha tenere l'aria condizionata a 15 gradi? State zitti, sto vloggando. Tenere l'aria condizionata a 15 gradi se dopo tieni una parete completamente aperta. Carino il faro, guardate che carino. Raga, ma secondo voi è un matrimonio o è la pubblicità del cornetto San Montana?
Wow, le monete d'oro, bellissima, stralucente. Da grande voglio una piscina di dollari tipo Zio Paperone con i 50 centesimi di Hong Kong. Cioè questi qua sono tipo 5 centesimi italiani, quindi me la posso permettere. Quelli che voglio portarmi a casa da oggi però sono i 20 centesimi o i 2 dollari. Comunque abbiamo i biglietti per il traghetto. Raga, questa comunque è piuttosto vecchietta dove siamo oggi, è la quarta generazione di Star Ferry. Ma questi Star Ferry dal 1888 portano gli hongkongesi da una sponda all'altra della baia. Sono 10 minuti di traghetto, quindi veramente poco, però è veramente panoramico e molto bello, adesso vedrete. E soprattutto, come vi dicevo prima, non costa niente. Abbiamo speso 2,50 dollari, quindi sono tipo 25-26 centesimi di euro. Giro in traghetto molto figo, come vi dicevo era solo 10 minuti, infatti qua mi uccido perché c'è il battello che si muove rispetto al molo. Era solo 10 minuti, adesso però siamo dall'altra parte della baia, dall'altra parte della città. In realtà continuo a chiamarla baia, ma è una roba tipo il Canal Grande di Venezia, cioè è proprio un canalone che separa la terraferma dalla parte di isola. Comunque adesso ci dirigiamo o verso il tempio taoista, che tipo è gigantesco ed è molto pittoresco, oppure verso la funicolare per Victoria Peak. Da questo lato del canale la città è più moderna. Non che prima non esistesse, vi ho detto che il traghetto già portava la gente da questo lato oppure dall'altro nel 1880, però qui immagino l'abbiano rifatta più recentemente perché sono tutti grattacieli, palazzi, è tutta moderna. Qui a quanto pare hanno anche i tram a due piani. Avete mai visto un tram a due piani? Raga, questa città è contemporaneamente ordinata, pulita, tutti rispettano la legge, cioè è molto pulita e inquadrata come città, ma contemporaneamente un caos, cioè tipo pienissimo di gente, pienissimo di ste bancarelle, di cose. È stranissimo, c'è troppo contrasto. Ok raga, penso questo sia il famoso tempio taoista. Guardate come funziona Hong Kong, antico negozio molto pittoresco, tempio taoista, 18.000 grattacieli. Come il battello su cui siamo saliti prima, anche questo tempio risale alla seconda metà dell'Ottocento. È stato usato come tribunale, come luogo di decisioni verso la fine del colonialismo, insomma, quando c'erano le dispute tra colonialismo inglese e cinesi, insomma, perché Hong Kong ovviamente era cinese prima del colonialismo, e adesso è semplicemente tornato ad essere un luogo di culto. Raga, abbiamo pranzato, siamo diretti alla funicolare che ci porterà in cima a Victoria Peak. Non sto più vloggando tanto perché sono troppo sudato per tenere in mano la fotocamera, so che mi scivola. Adesso mi sono fermato per arieggiarmi la faccia perché ancora tre passi e avrei perso gli occhiali. Il fatto è che c'è un bel vento, no, non fa caldo addosso, però sto sudando come un animale lo stesso. Ho bevuto 2 bicchieri di Coca-Cola a pranzo, già 3 bottiglie di acqua da stamattina e non sto riuscendo a sopravvivere. Fatemi bere, va. Raga, quella è penso la 27esima Tesla che vediamo da quando siamo qui. È pieno, ci sono Tesla ovunque, sembra di essere Lugano. Guardane là un'altra, non abbiamo fatto un passo. C'è una Model X blu là dietro. È appena andata via la Model X blu da lì. Ed ecco un'altra bianca, ma è pienissimo. 10 minuti dopo la situazione è questa. Abbiamo sbagliato strada. Io sto vloggando in mezzo a un incrocio. Ed è il momento buono per correre. E eravamo
in mezzo al nulla, non so perché siamo finiti là, non chiedetemelo. Raga, questa è la fermata bellissima, è ferro battuto, dove abbiamo dovuto prendere la funicolare. Ma è chiusa! Guardate che bello il ponte, andava su, sale in quella direzione, dopo gira, arriva in cima al Victoria Peak. Ma è chiusa! No, the best is yet to come. Grazie per la vostra pazienza, ma io non ho pazienza, io sono qua solo oggi. Lavoro in corso, la funicolare è chiusa, che palle! Per colpa loro, per colpa sua e sua. Raga, abbiamo guardato il meteo Google e sono solo 30 gradi in realtà, ma con il 76% di umidità. Sono peggio che appena uscito dalla doccia. Se fossi uscito dalla doccia sarei più asciutto, vi giuro. Continuerò a lamentarmi del caldo per tutta la giornata, ma fate conto che ho bevuto almeno minimo 3 litri tra acqua e Coca-Cola, insomma 3 litri di liquidi da stamattina. Non sono ancora andato in bagno una volta, ma sono mizzo. Ovunque, è invivibile la situazione qua. E mentre parlavo adesso, guardate, gli occhiali mi sono scesi di 2 centimetri sulla faccia. Guarda che roba. Raga, vabbè, mi sono fermato per bere la quarta, quinta bottiglietta d'acqua. Guardate. Ditemi, come faccio io a vloggare con sto caldo? Guardate com'è ridotta la povera Sony. La lente, questo obiettivo devo restituirlo ad Amazon appena torno. Guardate la quantità, com'è ridotta! Anche l'impugnatura, guardate come luccica! Eccolo, sì! Questa volta ci buttiamo al piano di sotto, giusto per avere una prospettiva diversa sul viaggetto, sulla, insomma, breve traversata. E dobbiamo fare i biglietti, ovviamente. Sempre 25 centesimi, come l'andata. Invece no, il ritorno costa addirittura di meno, 22 centesimi. Raga, sta partendo senza di noi! Ammazza come balla! Boom, e siamo tornati sulla terraferma. Raga, ci siamo persi. Qui la strada finisce, ma c'è un camion dei pompieri d'epoca. E per un camion dei pompieri vale sempre la pena di perdersi. Vabbè, in realtà abbiamo visto più o meno tutto a Hong Kong. Non potendo salire sulla montagna, direi che possiamo anche dirci soddisfatti. Visto che siamo proprio mezzi, stiamo tornando verso questo Shenzhen. Torniamo in hotel, ci facciamo una doccia. E poi la serata la facciamo a Shenzhen. Non so, personalmente mi è piaciuta molto di più la Cina. Comunque, niente. Si torna a casa, Futian checkpoint, immigrazione, treni, cose varie. Sarà lunghetta. In pratica per arrivare a casa dobbiamo prendere prima la linea rossa qua, poi la linea verde qua, poi la linea azzurra qua. Fare il pezzo a piedi. Zitta, sto vloggando! Il pezzo a piedi per fare il confine. Dall'altra parte prendere la metro di Shenzhen. Rossa e verde e azzurra e treno, tanto treno, e l'emigrazione e l'attraversamento del confine a piedi e l'immigrazione in Cina e i raggi X e la metro e l'altra metro e la stessa metro nell'altra direzione perché avevamo sbagliato e camminare. Ah, ho perso Marco e hotel e acqua gratis. No, in realtà Marco non l'ho perso, almeno so dov'è, però sì, l'abbiamo perso, ragazzi. È andato a comprare altri prodotti Xiaomi. No, non ci credo, non ci saremo mai nelle valigie, non ci faranno mai passare in dogana. Sono le 8 di sera, alle 8 di sera tu vai a comprare altri prodotti Xiaomi, giustamente. Niente, adesso mi faccio una doccia per ripulirmi da tutto il sudore di Hong Kong, troppo caldo. Mi metto a sciacquare con calma la Sony perché anche lei e il treppiede sono belli unti e poi capiamo cosa fare della serata.